tutto all'onorevole Balzani a nome dei socialisti democratici per 2 minuti, prego. Grazie Presidente. Il bilancio rettificativo di cui oggi stiamo discutendo e che voteremo nei prossimi giorni è un documento importante. Segna l'ultimo passaggio per l'attuazione del meccanismo di stabilizzazione finanziaria. Quel meccanismo fortemente voluto lo scorso mese di maggio per arginare la tempesta grave che ha colpito l'euro e quindi l'Unione. Da questa tempesta è uscita fuori una certezza. Non esistono più problemi dei singoli Stati membri, perché i problemi individuali diventano necessariamente problemi di tutti e quindi è necessaria una risposta unitaria. Risposta unitaria che l'Europa è riuscita a dare, ha trovato il coraggio, la forza di dare e che appunto oggi discutiamo. Questa nuova linea di bilancio segna un confine netto, è il primo passo verso una nuova visione condivisa delle politiche finanziarie e in futuro anche economiche dei Paesi membri rispetto al bilancio europeo. È il primo passo verso quel semestre integrato in cui si confronteranno più da vicino le scelte di bilancio dei singoli Paesi e del bilancio comunitario. Il bilancio torna così strumento che è sempre stato l'attuazione fondamentale delle politiche dell'Unione al centro della scena e si conferma un mezzo fondamentale anche per costruire l'Europa del post-Lisbona. E soprattutto ci richiama l'attenzione sulla centralità di una gestione sana e responsabile della risorsa pubblica come condizione fondamentale per uno sviluppo vero, per un futuro di crescita vera dell'Unione. Grazie. Thank you very much. Molte grazie. Adesso a nome del Gruppo Verde, onorevole Durand, per 2 minuti, prego. Grazie Presidente. È vero che oggi in tutta tranquillità parliamo di adeguamento al bilancio 2010 e dell'iscrizione di una linea promemoria al bilancio rettificativo che chiamiamo, tra virgolette, tecnica.